Vincere così non può che essere il modo migliore per avvicinarsi ad una delle gare più sentite della stagione. Seppur con qualche difficoltà, il Cerignola ha messo alle spalle il brutto scivolone di Trapani, proiettandosi con entusiasmo al derby di Halloween contro il Foggia, in programma giovedì sera in diretta e in chiaro su Antenna Sud. Si arriva dopo 3 vittorie in 4 gare, con una classifica forse più bella del previsto, secondo posto solitario, e con ben 11 punti di distacco da un Foggia in zona playout e al centro, per l'ennesima volta, di tumulti e ribaltoni in panchina. E pensare che alla stesura dei calendari tutti attendevano questa sfida come uno scontro diretto ad alta quota. Nulla da fare, la banda di Raffaele busserà alla porta dello Zaccheria con l'intenzione di fare un altro scherzetto ai cugini rossoneri, in campionato sempre battuti tra i professionisti. L'ultima volta è anche relativamente recente e risale al 21 aprile di quest'anno, 1-2 alla penultima giornata, che valse di fatto l'accesso ai playoff dei gialloblu e il capo linea dell'avventura di Cudini nel capoluogo dauno. Per l'Audace quello di giovedì è il secondo dei 3 appuntamenti della verità dopo il crollo in Sicilia, servirà estraniarsi dalle vicende che accadono a 40 chilometri, ma soprattutto servirà a ripartire dall'ultima mezz'ora disputata contro il Picerno. Fame, corsa e dinamismo, caratteristiche imprescindibili per Raffaele, attento nelle rotazioni e nella gestione delle risorse, pronto a lanciare il miglior 11 possibile. Nel consueto 3-5-2, salvo sorprese, torneranno titolari Tascone e Paolucci, decisivi con il loro ingresso in campo per la rimonta ai lucani. In forte dubbio invece la presenza di Coccia, titolarissimo sulla destra, ma fermato al 77esimo di sabato da un fastidio muscolare che andrà valutato col passar delle ore. Sicuri assenti i tifosi ofantini, ai quali è stato disposto, come avvenuto negli ultimi 6 derby, il divieto di trasferta, scelta del prefetto di Foggia molto discussa visto il momento di solidarietà tra tifoserie legato alla tragica e recente scomparsa dei 3 giovani tifosi rossoneri.